Ciao! Allora, oggi video dove mettiamo a riposo una valida amica. Allora, è questa spugna della Real Technique che non avevo mai provato ed ho amato. Intanto è ora perché si sta autodistruggendo proprio. Però devo dire che mi è durata tranquillamente 5 mesi, 5. Usata tutti i giorni e lavata bene tutti i giorni. Mi sono segnata il prezzo che è di 7,45 € online, quindi davvero per il prezzo che ha un'ottima spugna. Io ero abituata con la Beauty Blender, ma questa davvero è impareggiabile, assolutamente. Allora, intanto la forma. Adesso è bagnata, se no si dimezza quasi, quindi guardate adesso la bagnata, questo la grandezza perfetta. Applico, uso la parte piatta per applicare il fondotinta o la BB cream, mentre la parte angolata perfetta per il correttore, la trovo comodissima. L'ho usata soprattutto nel periodo estivo, oppure primavera, oppure autunno. Comunque quando voglio un trucco un po' meno, una coprenza più leggera, perché con la spugnetta inumidita si ha una coprenza più leggera, mentre con il pennello si ha una coprenza più alta, quindi in inverno la preferisco. Mentre periodo estivo BB cream o fondotinta leggeri è perfetta. Mi sono trovata anche quando ero fuori casa a portarla per tamponarci la cipria compatta, davvero sulla zona T, wow! Che dire, io questa spugna ve la straconsiglio, soprattutto perché io questa forma qui, ok? Perché quella parte proprio tagliata piatta, io non ne ho viste. La Beauty Blender classica sembra, ma invece è un po' arrotondata sotto e non è proprio così precisa. Questa è precisissima e davvero, cioè, è precisa anche ai lati. Se no col correttore, cioè davvero è fantastica. Oltretutto io una Beauty Blender originale 5 mesi non l'ho mai fatta durare, mentre questa sì. Ovviamente trattata bene, lavata bene, con delicatezza, questo sicuro, ma comunque sia tutti i giorni, è lavata tutti i giorni. Infatti vedete che se non si fosse autodistrutta è ancora pulita, cioè ha fatto più che il suo lavoro considerando anche il prezzo, cioè 7,45 € abbiamo detto, in 5 mesi l'abbiamo ammortizzata e come. Ho visto delle simili in negozio a 2 euro, però provandola un attimo a schiacciare non mi sembrava così morbida. Questa è morbida ma compatta e quindi io ve la straconsiglio. Fatemi sapere se avete provato la Beauty Blender, sì, ok, se avete provato questa spugna della Real Technique e come vi siete trovate? Io come sempre spero di essere stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando di cliccare anche sulla campanella così verrete avvisate quando carico un altro video beauty e alla prossima, ciao!